Videolezione di scienze Il corpo umano Il sangue Concetti chiave Il sangue è il mezzo di trasporto delle sostanze all'interno del corpo attraverso l'apparato circolatorio. Le arterie sono i canali per il sangue ricco di ossigeno. Le vene sono i canali per il sangue con anidride carbonica. I globuli rossi sono cellule con emoglobina. I globuli bianchi sono cellule per la difesa. Le piastrine sono frammenti di cellule per la coagulazione. Il cuore è l'organo muscolare che pompa il sangue. Il sangue è il tesoro della vita, però non è da dissiparsi temerariamente. Il sangue è composto da frazione corpuscolata o componente corpuscolata, ovvero globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. E plasma, una sostanza intercellulare liquida ricca di proteine. Il sangue scorre nell'apparato circolatorio. L'apparato circolatorio è costituito da vasi chiusi, raccordati tra loro da sottili vasi, i capillari, all'interno dei quali scorre il sangue sospinto dall'azione del cuore. Approfondiamo la frazione corpuscolata. I globuli rossi sono cellule senza nucleo per il trasporto e scambio gassoso. I globuli bianchi sono cellule nucleate per la difesa dell'organismo da infezioni. Le piastrine sono frammenti di cellule che permettono la coagulazione. La circolazione. La circolazione nell'uomo è doppia e completa perché attraversa il cuore due volte senza mescolarsi. I gruppi sanguigni. A seconda dell'antigene i globuli rossi si differenziano in quattro gruppi A, B, AB, 0. Il fattore RH può essere presente o assente, positivo o negativo. Conoscere il gruppo sanguigno è importante per le trasfusioni. Per approfondimenti si può consultare Treccani, Croce Rossa Italiana o Avis.